Bentrovati da Cartigliano. In questo speciale andremo a conoscere le officine di Cartigliano, un'eccellenza del territorio bassanese e una delle 30 fabbriche della sostenibilità che hanno aderito all'ottava edizione della Green Week. Eccellenza imprenditoriale del territorio bassanese, conosciuta a livello mondiale. Officine Cartigliano è un'azienda specializzata nello studio, nella progettazione e nella realizzazione di macchinari per conceria, sterilizzatori a radiofrequenza per la pastorizzazione e sterilizzazione di prodotti alimentari ed essiccatori per fanghi da depurazione. Fondata nel 1961 dal commendator Corner assieme ai primi soci, l'azienda oggi presieduta da Antonio Polato si è da sempre contraddistinta per un profondo impegno nell'innovazione e nella ricerca, innanzitutto per il settore primario, quello per le macchine ed impianti per conceria, e poi anche per altri due di rilevanza fondamentale per l'essere umano, l'alimentazione e l'inquinamento. Una realtà di successo che mercoledì 27 febbraio 2019 ha aperto le proprie porte con un open day per inaugurare un nuovo impianto di essiccazione nell'ambito della Green Week, il festival della Green Economy. Officine Cartigliano è stata infatti una delle 30 fabbriche della sostenibilità che hanno aderito alla rassegna per la loro scelta, anche come leva competitiva, di adottare processi o realizzare prodotti ecosostenibili. Iniziamo quindi la visita alle officine di Cartigliano in occasione dell'Open Day. Qui ad accoglierci ho trovato Laura Bertacco, uno dei tre amministratori delegati di Officine Cartigliano. Siamo davanti a una serie di pannelli che riassumono questa lunga storia delle Officine Cartigliano, perché l'azienda è nata nel 1961, però di strada ne ha fatta veramente tanta, ma tanta. Laura, io direi proprio di dare qualche dato per far capire ai nostri telespettatori chi sono le Officine Cartigliano. Nasce nel 1961, quindi 58 anni di storia compiuta, rappresentata qua in questa piccola, diciamo, mostra fotografica che avevamo allestito all'epoca del 50° anniversario. Oggi è una giornata particolare, è l'Open Day dedicato alla Green Festival e noi abbiamo aderito in pieno perché ci teniamo tanto a far vedere quello che siamo diventati in 58 anni di storia. Noi nasciamo come costruttori di macchine e di impianti per l'industria conciaria e nel tempo siamo migliorati in merito a tutte le innovazioni, la ricerca e lo sviluppo che abbiamo fatto in questa azienda. Per darvi un paio di numeri, 40 milioni di euro di fatturato rivolto quasi per l'86% all'estero, in tutti i paesi del mondo. Siamo in 120 addetti e in tutti questi anni abbiamo costruito ben 5.800 impianti con 4.560 clienti, appunto, sparsi un po' dovunque, quindi per noi sono numeri importanti. Numeri che confermano che la vostra è proprio una grande realtà, quindi dicevi avete contatti un po' in tutto il mondo, ecco, grande attenzione proprio poi alla ricerca, all'innovazione, infatti dopo vedremo proprio un nuovo impianto molto importante proprio per la tutela ambientale che è stato inaugurato in occasione di questo Open Day, quindi per voi la ricerca, l'innovazione è proprio il vostro motto. È del nostro business, è il nostro modo di fare business accanto appunto alle tecnologie o comunque al nostro settore di appartenenza. Noi crediamo che fare ricerca, innovation, sviluppo sia la chiave di svolta per proseguire e per essere qualcuno sul mercato. Lo facciamo con i nostri collaboratori, scegliendo particolari skills e particolari competenze, anche attingendo dalle collaborazioni universitarie che abbiamo sottoscritto negli anni e obiettivamente portiamo avanti dei temi che non sono così diffusi e che fanno veramente la differenza nei nostri settori di riferimento. Noi abbiamo approfittato di questa Green Week, ovvero di questa fabbrica della sostenibilità. Noi siamo una delle 30 aziende che abbiamo aderito a questo progetto, prima di tutto per presentare proprio il focus che è poi l'oggetto di oggi, che è l'ambiente, ma per far capire come si può operare in un'azienda tutto sommato media del territorio, che invece ha grande volontà di scoprire cose e soluzioni nuove, altamente tecnologiche e innovative nei vari settori. Può essere quello ambientale per noi, può essere chiaramente quello della conceria, ma per esempio anche quello alimentare, che noi abbiamo sviluppato grazie alle conoscenze applicate al settore della concia.
La visita dell'Open Day alle officine di Cartigliano è partita proprio dal reparto sottovuoti, qui ad accogliere i numerosi visitatori e anche noi. Lavinia Polato, amministratore delegato delle officine di Cartigliano, nonché responsabile anche acquisti. Oggi è una giornata di festa, però per voi, stava dicendo prima, è sempre festa, perché voi avete proprio un rapporto molto particolare con i vostri clienti, con coloro che vengono qui proprio in sede. Per noi il cliente ovviamente è importante come qualunque altra azienda, però è particolarmente un punto d'orgoglio per noi poterlo accogliere qui, dato che abbiamo delle sale prove per qualunque tipo di prodotto finale, quindi si parla di pelle, si parla dei fanghi per il settore ambientale piuttosto che il settore alimentare, e poi una volta raggiunto il goal sui nostri impianti, perché no, festeggiare a casa nostra con loro, e ci fa veramente tanto piacere perché è un proprio spirito nostro questo di accoglierli e lavorare insieme a loro fondamentalmente. È un messaggio positivo che voi volete trasmettere anche ai giovani? Assolutamente sì, Officina di Cartigliano ha sposato in pieno il progetto dell'alternanza scuola-lavoro, crediamo tantissimo nei giovani, ci piace questa idea di poterli influenzare, di portarli qui da noi, di coinvolgerli nel nostro entusiasmo, nella nostra gioia di lavorare. Tra l'altro abbiamo bisogno dei giovani, delle loro idee nuove, il mondo cambia e loro sono prontissimi a cambiare. E quindi è una cosa bella anche questa. Qua ci troviamo nel reparto sottovuoti, esattamente che cosa avviene qui? Qui avviene l'assemblaggio di quella che è una delle nostre tecnologie più forti nel mondo della pelle, che è il sottovuoto, che è questa macchina a piani che asciuga le pelli con una tecnologia particolarmente innovativa che le lascia fredde. Cosa vuol dire questo? Che la pelle mantiene una mano stupenda, rimane perfettamente distesa e non perde aria, cosa che è molto importante per i nostri clienti. E questo invece alle nostre spalle è il nuovo magazzino che è stato proprio inaugurato pochi mesi fa. Nell'ottica di migliorare la nostra efficienza e essere sempre più veloci e pronti a servire il cliente, abbiamo deciso di acquistare uno dei primi magazzini automatici. Ha richiesto un grande impegno da parte di tutti, anche da parte dei programmatori, perché ci permette di mappare quelli che sono i magazzini dell'azienda, non solo questo, ma anche i magazzini di reparto. Quindi abbiamo tutto sotto controllo. Grande la partecipazione all'Open Day alle Officine Cartigliano, che ha così inaugurato davanti a un pubblico numeroso il nuovo impianto di essiccazione. Cartigliano ha infatti investito ingenti risorse nel settore del trattamento e della valorizzazione dei fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue industriali e civili negli scarti di lavorazione. Per sapere di più di questo nuovo impianto, di questo valore aggiunto dell'Officina di Cartigliano, al mio fianco Alessandra Evangelista, ingegnere ambientale nonché tecnico commerciale. Spieghiamo poi ai nostri telespettatori quindi qual è il vantaggio di questo nuovo impianto. Questo impianto è stato progettato e prodotto da Cartigliano al fine di ridurre in termini di massa e di volume i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle acque reflue civili ed industriali. Cartigliano è impegnata nell'ambito dell'essiccazione dal 1961 e negli ultimi anni ha volto il proprio sguardo al settore ambientale, motivo per il quale oggi partecipiamo come fabbrica della sostenibilità all'iniziativa della Green Week con questo Open Day. Officina Cartigliano è molto impegnata proprio sul fronte dell'ambiente. Siamo impegnati proprio producendo delle tecnologie che possono aiutare le altre industrie a gestire in maniera ambientalmente compatibile i propri reflui. Al cliente viene proposto un impianto di essiccazione, che è un processo termico nel quale il fango viene in prima battuta estruso e successivamente essiccato tramite un sistema su nastro a bassa temperatura, tramite lame d'aria direttamente iniettate sul prodotto. Il fango così essiccato ha una buona percentuale di materia organica e la materia organica ha un potere calorifico. E quindi abbiamo volto il nostro sguardo a uno step successivo, quello della valorizzazione energetica di questo fango tramite un dissociatore molecolare.
Si riducono gli scarti sicuramente in prima battuta e stabilizzandoli e sanificandoli questi scarti possono sicuramente poi essere anche riutilizzati. Continuiamo a conoscere questo nuovo impianto con Antonio Alessandro Rossi, scienziato, ingegnere dei materiali del reparto ricerca e sviluppo delle officine di Cartigliano. E quali sono i passaggi del processo di smaltimento dei fanghi? I fanghi, una volta essiccati, vengono inseriti all'interno del dissociatore molecolare che è alle mie spalle. Il dissociatore molecolare alle mie spalle prevede una dissociazione del materiale in entrata ad alta temperatura, tra i 600 e gli 800 gradi, e quindi la produzione di un syngas sporco con determinate sostanze al suo interno, oltre che la concentrazione di syngas normale, cioè idrogeno, monossido e idrocarburi a catena corta, idrocarburi a catena lunga condensabili che devono essere ulteriormente trattati. Questi idrocarburi a catena lunga verranno trattati in una terza fase ad altissima temperatura all'interno di un plasma atmosferico prodotto dalle microonde all'interno di cavità risonanti. Questo processo è totalmente innovativo, soprattutto quest'ultima fase, e prevede la formazione di un gas, syngas ancora più puro e atto a entrare dentro una turbina per produrre energia elettrica. Come detto, l'inaugurazione del nuovo impianto è avvenuta in concomitanza con l'ottava edizione della Green Week, promossa da Italy Post e cominciata con un tour dal 26 al 28 febbraio alla scoperta delle 30 fabbriche della sostenibilità, tra le quali appunto Officine Cartigliano, è proseguita dall'1 al 3 marzo con il Festival della Green Economy. A tal proposito sono proprio con Filiberto Zovico di Italy Post, proprio per parlare di questa rassegna, di questa manifestazione che vuole proprio puntare sulla Green Economy, un tema sempre più di forte attualità sul quale è bene informare ed è bello poi conoscere proprio queste realtà che sposano questo argomento, questo tema. L'esempio di Officine di Cartigliano è abbastanza simbolico di tutte quelle che sono queste fabbriche della sostenibilità. Sono aziende che hanno capito sostanzialmente che per competere nel mondo devono proporre soluzioni sostenibili. Quindi non è soltanto, diciamo, una spinta etica che sicuramente è molto forte, ma è soprattutto, diciamo, un elemento di competitività nel mercato, perché ormai nel mondo chiedono prodotti sostenibili tutti quanti ed è un fattore estremamente positivo. Come parlare ai giovani di ecosostenibilità? In realtà sono più i giovani che parlano a noi più anziani di ecosostenibilità. Per le aziende è fondamentale ascoltare i giovani, perché sono i consumatori del futuro e se cominciano a chiederti, come dire, una sostenibilità integrale, tu devi essere in grado di produrre qualcosa che risponda a quelle aspettative. Sui giovani si dice spesso che siano senza ideali, ma la vera rivoluzione della sostenibilità sta venendo proprio da loro. Sono adesso all'interno di un'altra divisione, sempre delle Officine Cartigliano, la divisione radiofrequenza alimentare. Qui al mio fianco ho il direttore Fernando Bressan, nonché il direttore commerciale Giuseppe Battaglia. Ma esattamente su quale concetto si basa? La tecnologia radiofrequenza alimentare si basa sul concetto di far attraversare un prodotto all'interno di una regione nella quale c'è un'elevata intensità di campo elettrico ad alta frequenza, in particolare a 27 MHz. Il prodotto attraversa appunto questa regione e si riscalda, si ha un effetto appunto di innalzamento termico che può essere applicato a più prodotti, dai liquidi, sui quali diciamo la Cartigliano è leader, nonché unica in questo settore al mondo, fin ai solidi, con macchine che vanno praticamente in un concetto di tunnel. Serve per pastorizzare liquidi piuttosto che sterilizzare, andando più su di temperatura, ma anche essiccare piuttosto che sanificare prodotti solidi, ad esempio in forma di graniglia. So che collaborate anche con prestigiose università nazionali e internazionali. Cartigliano investe molto e crede molto in questa fase, diciamo, di collaborazione con le università internazionali principalmente. Soprattutto noi valorizziamo le persone che collaborano con noi, studenti ad esempio che fanno tesi o tesi di dottorato, poi si possono fermare in Cartigliano e per noi questo è assolutamente un valore aggiunto. Giuseppe, quindi cos'è che proponete in sostanza al cliente? Noi ci proponiamo sostanzialmente come partner dei clienti, ovvero applichiamo la nostra tecnologia su prodotti già esistenti piuttosto che sviluppiamo insieme a loro dei nuovi prodotti. Questa è una tecnologia che permette di innalzare la temperatura in maniera istantanea. 50 gradi li possiamo dare in 0,2 secondi, pertanto possiamo mantenere le qualità organolettiche di un prodotto intatte.
Ecco che assieme ai nostri clienti, che fondamentalmente sono i nostri partner, ci permettiamo quindi di immettere sul mercato dei prodotti nuovi che possono mantenere, ripeto, le loro qualità organolettiche fuori dalla catena del freddo. Facendo così hanno la possibilità di esportare i loro prodotti, quindi il Made in Italy, nel caso specifico di aziende italiane, tutto il mondo senza avere problematiche appunto della catena del freddo, ripeto, mantenendo la fragranza, la qualità di un prodotto, soprattutto del Made in Italy. E infine ho raggiunto la sala riunioni per scambiare due parole con il presidente delle Officine Cartigliano, Antonio Polato, che con noi anche Stefano Carlotto, il direttore commerciale della divisione pelle macchine per la conceria. Parto col presidente proprio per un commento su questo Open Day e soprattutto per la soddisfazione di essere riusciti ad inaugurare l'impianto per il trattamento dei fanghi. Per me è stata una giornata di grande soddisfazione, di piacere intimo, profondo, perché sono riuscito finalmente a vedere non solo realizzato un impianto che rappresenta per noi una meta importante che è stata raggiunta, ma allo stesso tempo mi ha dato la possibilità di vedere un team molto affiatato che ha avuto piacere nel lavoro fatto. Per me è stata veramente una grande soddisfazione. Siete una delle fabbriche della sostenibilità. Questa è stata una possibilità interessante perché alla fine ci siamo fatti vedere, ci siamo fatti conoscere, non tanto come un'azienda metalmeccanica, ma quanto in quello che noi veramente siamo, un'azienda che ricerca e che ha dei risultati unici quasi a livello mondiale. Un'azienda che continua a raggiungere importanti traguardi, avere numerosi risultati, siete presenti un po' in tutto il mondo. Siamo presenti in tutto il mondo, abbiamo un'ottima rete organizzazione di distribuzione a livello mondiale. Possiamo contare su degli agenti che collaborano con noi da molti anni e i quali sono anche coinvolti in questi nuovi progetti appunto sulle macchine per il settore ambiente e per il settore alimentare, che è un altro settore. Mentre il lavoro qui alle Officine Cartigliano riprende, giungiamo alla conclusione anche di questo speciale. Prima di salutarvi vi ricordo come sempre che se vorrete potrete rivedere tutte le puntate di Mosaico sul sito di TV a Vicenza, www.tvavicenza.it, sezione Cultura. Da Cartigliano, dalle Officine Cartigliano è tutto, quindi grazie per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima puntata di Mosaico. Arrivederci.